Come prima cosa le chiedo di aiutarci a definire un perimetro scientifico, per quanto possibile, nel quale poter discutere i tragici fatti di Altavilla. Certo, allora io credo che il perimetro riguardi intanto l'uomo, le sue tensioni, conflittualità, i suoi disagi, che certe volte chiaramente possono arrivare anche a delle patologie gravi, come quella del caso di fronte al quale ci troviamo, anche se non mi sento proprio di poter emettere una diagnosi precisa, possiamo sicuramente riconoscere che più che un problema legato alla religiosità, e in questo caso alla dimensione del mondo evangelico, lì c'è una dimensione legata alla psicopatologia di quest'uomo, che ovviamente la cosa grave è che già evidentemente si manifestava anche in disagi, in tensioni, in conflitti di coppia, come ho sentito, e la cosa grave è che magari non siano state raccolte queste situazioni dai vicini, dal vicinato, ecco perché già sembra che la moglie proprio urlasse quando lui la picchiava. Quindi c'è sicuramente una dimensione di femminicidio e infanticidio grave. Ecco, sono d'accordo un po' con la dottoressa Di Marzio, psicologa delle religioni, che si è espressa in questo modo. Cercando di fare ulteriore chiarezza, forse troppo è stato utilizzato il termine esorcismo in questo pluriomicidio. Sembra evidente che nulla dei protocolli rigidi e certi di questa pratica abbiano a che fare con i fatti accaduti. Qual è la sua opinione? Allora, sicuramente appunto in ogni caso si è parlato anche di una deriva satanista, eccetera, eccetera, ma mi sembra che qui il demonio è stato cercato di cacciare in modo improprio, in modo innaturale, ecco, perché ovviamente tante volte noi abbiamo a che fare con le dimensioni spirituali usando invece le categorie dell'umano, del fisico in questo caso, è come dire per distruggere il male distruggo la persona. Ecco, questo è un pericolo grandissimo quando noi ci approcciamo in più o buona o mala fede, ecco perché lì poi bisogna capire se c'è una sincerità di fondo nella follia stessa, diciamo, o c'è una mala fede, o c'è proprio un alibi chiaro in cui la persona, questo non spetta a me giudicare, ecco, però sicuramente la tentazione è quello come spesso si fa di trovare un alibi spirituale a un'azione invece che nasce dal risentimento, dall'odio, dalla violenza, e quindi trova poi magari anche aggancio in un modo distorto di vivere la spiritualità, ma secondo me proprio di un vero e proprio delirio religioso, un delirio mistico che fa sentire la persona in uno stato di eccitamento come il salvatore, quello che deve liberare gli altri. Questo è un po' collegato un po' alla natura umana, quella idea di essere Ghostbuster, quindi liberatori degli altri, ecco. E però ecco, questa cosa, se fatta da una mente già che ha delle problematiche di un certo tipo, può arrivare a questi risvolti drammatici. È chiaro che, non avendo colloquiato l'imputato, non può fornirci una diagnosi, ma quali sono le dinamiche che, statisticamente si attivano in questi casi, dottore? Allora, sicuramente intanto io, diciamo, chiaramente forse mi dissocio dalla modalità di vedere quest'uomo come qualcosa di tremendo, di orrendo, perché io lo vedo con compassione, perché se questa persona riuscirà, diciamo, se non è proprio malata, mentale, se riuscirà ad avere coscienza di quello che ha fatto, veramente lo diventerà malato mentale. Ecco, perché sentirsi poi che in nome del bene ha distrutto, diciamo, la sua famiglia, credo che realmente è una colpa che lo potrà accompagnare tutta la vita. Dico, ma sicuramente si può verificare tante volte, questo magari avremo qualche volta modo di approfondirlo meglio, ecco, questo sdoppiamento di personalità che è qualcosa di anche contemplato dalla diagnostica psichiatrica, cioè dove una persona che da una parte si presenta molto ligia al dovere, molto diciamo armonica, molto gentile, eccetera, eccetera, poi in certi momenti possa diventare come il dottor Jekyll, Mr. Hyde, ecco, quindi possa avere questa trasfigurazione negativa, dove possa realmente fare delle cose in uno stato, non dico di coscienza, ma di semicoscienza.
Un altro aspetto su cui le chiedo di darci un suo parere professionale è quello che si sta scatenando sui social. Come spesso accade, gli individui accomunati da probabilmente un giusto senso di richiesta di giustizia, di verità, cominciano ad agire però come branco, scatenando un'ira preoccupante. Certo, questo purtroppo è come se noi cercassimo sempre di identificare l'inferno. Qualcuno diceva l'esotro l'inferno, cercare un capro espiatorio. E sicuramente questa persona che ha fatto una cosa drammatica, assurda, cioè non deve diventare quasi l'oggetto della discriminazione, dello scherno, del giudizio, cioè, perché è chiaro che. A parte il fatto di capire realmente se vivesse una patologia mentale, realmente noi possiamo sicuramente capire che è ispirato dal male in quello che ha fatto, sicuramente no. Non era sicuramente ispirato da Dio, ma era ispirato da forze negative. Ecco perché io un po' avendo un'esperienza, avendo ho lavorato insieme a Padre La Grua, anche a Padre Gabriele Amort nel passato, in questo campo che riguarda l'esorcismo, ho visto che non è così semplice discernere patologia mentale, disturbo psichico, spesso il male agisce come un'amplificazione di un segnale già presente a livello della personalità, quindi amplificandolo in una maniera distruttiva. Quindi dicevo, dovremmo comprendere che questa persona veramente è stata presa dal male e io credo che se il male ha una volontà, sicuramente il suo più grande piacere è quello di distruggere le persone nel nome di Dio. Ecco come a dire, quindi dando un'immagine così distorta di Dio che le persone è come se dicono ah, Dio lasciatelo stare. Ecco, quindi magari anche prendendo delle immagini più veterotestamentarie e contrarie completamente allo spirito del Vangelo dove dobbiamo amare i nemici, altro che ucciderli. Cioè siamo chiamati ad amarli, quindi chiamati a vincere il male con il bene, quindi tutt'altra logica, tutt'altro approccio, ovviamente. Ecco, sempre più in queste ore parte dell'opinione pubblica tende a puntare il dito anche su eventuali responsabilità della comunità evangelica. Qual è la sua considerazione a riguardo? Ecco, magari da noi è minoritaria, ecco, se questa cosa fosse avvenuta, che ne so, in un gruppo cattolico, magari un poco integralista, ecco, perché nell'ambito delle varie confessioni, sia evangelica che cattolica, ci sono sempre delle frange un poco più estreme, estreme che non sto parlando arrivano a queste azioni, ma sono un Chiaro. poco più rigide, un poco più legaliste, un poco più tendenti al io solo ho la verità, come a dire solo io. E quindi però dico, al di là di questo discorso, è ovvio che dobbiamo comprendere che la minoranza spesso è penalizzata per se stessa ed è discriminata. Abbiamo tanti esempi nella storia. Quindi realmente io ho sentito con dispiacere, nonostante io faccio parte di una comunità cristiana che ha molto contatto col mondo del rinnovamento dello spirito, quindi cattolico e genere dove il nostro responsabile ha avuto anche dei contatti, continua ad avere dei contatti frequenti con Papa Francesco. Mi ha dato molto fastidio quando ho visto molti preti cavalcare, che fosse la cronaca, ok, ma molti preti cavalcare questa cosa quasi per tacciare gli evangelici di settarismo o di pazzia, e quindi bisogna stare attenti a non generalizzare e a capire che alcuni fenomeni si svolgono purtroppo in qualunque tipo di confessione cristiana con menti più o meno malate, più o meno perverse. Mi riferisco a tante situazioni che sono state tante volte denunciate dalle stesse chiese e che hanno visto coinvolti dei leader e non più delle persone. Io credo che purtroppo una problematica del mondo evangelico forse può essere quella avere troppe frammentazioni e quindi questo fatto della possibilità di una persona arrogarsi il diritto di essere leader, di essere e trovare poi più o meno spazio
elementi che hanno bisogno di essere controllati, ecco perché qui non vogliamo accusare sempre chi vuole Ma quindi, controllare. dottore, mi scusi, lei sostiene che questo fenomeno di addebitamento, se vogliamo dire così, alla eventuale confessione evangelica accada solo perché la Chiesa evangelica è una Chiesa minoritaria rispetto a quella cattolica? Minoritaria da una parte e perché, diciamo, in una parte della storia si è posta in maniera un po' estrema come anticattolica più che pro-cristiana. Ecco, mentre io credo che il giusto approccio è quello di rispettare le differenze, magari diciamo, e convergere su Cristo. Però in questo caso ovviamente credo che sia stata tacciata, ecco, come di settarismo, eccetera, eccetera, in maniera ingiusta, ecco, perché è stata assimilata non a gesti, ecco, particolari, ecco, Sì. religiosi, ma proprio a gesti di problematiche mentali, raptus. Veramente patologici che hanno interessato questa persona e questa famiglia. Dicevo, leggevo poc'anzi per caso, ecco, che in una città che non ricordo il nome, di Reggio Emilia, i genitori hanno avuto problemi e sono andati in allarme perché c'erano un gruppo evangelico che si chiama Gideons, che distribuiscono Vangeli in tutto il mondo, in tutti gli alberghi, in tutte le cose, quindi erano preoccupati perché, ecco, quindi. Come dire, Si scatena un evangelico fenomeno sociale. uguale pazzo, uguale questo delirio mediatico, evangelico uguale diciamo esaltato, uguale diciamo integralista, uguale, quindi pericolo, pericolo. Mentre credo che questo, però sto vedendo, credo che la stampa sta un poco, forse in seguito a vari interventi, anche come questo che sto facendo io. Sta un po' abbassando il tiro e sta parlando meno dell'aspetto religioso o di appartenenza e più forse della personalità malata di quest'uomo. Certo.